cosa si aspetta e se ha avuto, insomma, se ha avuto qualche impressione particolare dalla partita che il Cagliari ha avuto contro l'Inter, se questo ha un po' condizionato la preparazione della sua partita. Condizionato no, se rimani solo sulla preca lì, siamo stati più che impressionati. Hanno fatto il gol all'Inter, ma è un calcio di rigore in un tempo, quindi vuol dire che è una squadra che sta bene. Fino a quella partita lì sicuramente qualche problema l'aveva, pochi punti, però sono partite che ti danno entusiasmo, ti danno consapevolezza, non che non glielo dia l'allenatore, quindi insomma, vengono una grande partita, un grande risultato, quindi credo appunto dal punto di vista dell'entusiasmo, delle convinzioni siano veramente una squadra molto molto attendibile. Lei come si prepara ad affrontare il Cagliari? Perché contro l'Inter il Cagliari è apparso più quadrato, quasi non sembrava nemmeno una squadra di Zeman in realtà, perché non ha offerto spazi per le ripartenze. Lei come se lo aspetta invece domani? Come si sta preparando? Cioè come? Ogni partita ha una sua storia, quindi quella con l'Inter, al di là della clamorosi risultati e quant'altro, insomma, è una partita nata in una maniera e finita in un'altra, quindi ogni partita ha una sua storia. Noi, come sempre, massimo rispetto per ogni squadra che affrontiamo, ancora di più il Cagliari, che ripeto, viene da una partita più che importante, però cerchiamo di curare bene le nostre situazioni di gioco e con massimo rispetto, con massima attenzione alla loro fase offensiva, che è sempre stato un boss, no? E fiero l'occhiaio di Cagliari, di Zeman in più particolare. Lista convocati, chi non si aggregherà al gruppo? Lista convocati qua di fuori, ho avuto questo schieramentino con la Roma, poi Lazzaro, Spore, Sala, Benussi, dimentico qualcuno sicuramente. Martis è ancora dall'infortunio col Genoa, niente, 5 giocatori fuori, però abbiamo tante altre alternative. Abbiamo recuperato Emil, che è ritornato dopo 10 giorni, insomma, questa situazione che ha dovuto affrontare. Poi abbiamo recuperato Rafa Marquez, Rafael, qualcuno perdiamo, siamo sempre in abbastanza. Grazie, mister.